Si discute di futuro, futuro ed economia digitale a Digiton 2017 in corso a Biceglie, quest'anno un'incursione anche a Barletta sino a domani 25 giugno. È entusiasta dei primi risultati il presidente dell'associazione e organizzatore dell'evento Digiton, Francesco Boccio. Seconda giornata di Digiton, anche in questa giornata avete incontrato tanti ragazzi, tante idee innovative, tutte anche molto precise e mirate, non si spara nel mucchio, si va a raccogliere effettivamente il risultato di tanti progetti. Sì, sì, alcune sono straordinariamente efficaci, nel senso che vedi questi ragazzi, le tecnologie che usano, le competenze, perché bisogna avere competenze per usare quelle tecnologie. E la prima cosa che ti viene in mente è: ma come mai non ci avevo pensato? È vero, serve. E di qui, insomma, una serie di progetti oggi, dalle librerie virtuali all'app sui cimiteri, che può far sorridere, ma è molto vero, è una sorta di uovo di Colombo. In nessun cimitero si sa, appunto, con le tecnologie, con un'app, chi sono i defunti e dove sono. Il tema non è tanto quello di andare a trovare un defunto, perché noi siamo abituati ai cimiteri piccoli delle città nostre. Ci sono i cimiteri di Roma, di Milano, di Napoli, che sono dei labirinti e servono non solo per trovare i singoli, ma voi pensate se ci fosse una codifica lineare con le fotografie dei defunti, si saprebbe ovunque dove sono le persone, e questo servirebbe allo Stato anche il controllo sul passato, una cosa semplice che però ci ha fatto riflettere. Poi, per non parlare di uno skateboard con le ruote motrici, che in realtà è un altro mezzo di locomozione e di trasporto, e con questo telecomandino molto molto originale. Tanti sulla sanità, ho visto cose. Quindi possiamo dire che il futuro è già cominciato. Sì, ma il futuro è, lo dicevo oggi ad alcuni investitori, insomma, che si complimentavano per la qualità dei progetti presentati. Questa è l'Italia di oggi, non di domani. E noi a questa Italia dobbiamo mettere semplicemente il turbo. Loro ci sono già, ci sono anche grazie alle nostre università. In Puglia dobbiamo essere fieri del Politecnico di Bari, dei dipartimenti di informatica di tutte le università, in particolar modo l'Università degli Studi di Bari. E poi bisogna ringraziare Confindustria a Bari, perché si è messa con Digiton sulle spalle questa cosa, che è una cosa pesante, la sta portando avanti. Insomma, complimenti a loro, perché hanno capito che per fare gli interessi delle imprese non è necessario litigare con i sindacati, anche perché diventa una lite tra poveri, né con le istituzioni chiedendo magari più risorse per un comparto anziché per un altro. Bisogna magari chiedere sì più risorse, ma per far trovare loro credito, chiedere più risorse per coinvolgere le banche, i fondi di investimento a credere in questi ragazzi. Poi su 10 progetti molti si fermeranno dopo 2 o 3 anni, ma tantissimi andranno avanti.